Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Aranya. Shri Krishna Chaitanya, he is Radha Krishna himself. Shri Krishna Chaitanya sono Radha e Krishna combinati. So, quindi, in reality, la realtà, we are all Chaitanyaitis. Quindi in realtà siamo tutti Chaitanyaiti, seguaci di Chaitanya. We are known as such for other people. We are known as such. Ah, noi siamo conosciuti così dagli altri, dagli altre persone. Usually we think we are Hare Krishna devotees. Generalmente noi pensiamo che siamo devoti Hare Krishna. But more correct understanding would be that we are devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Però una più corretta comprensione è che noi siamo devoti di Sri Chaitanya Mahaprabhu. With Radha and Krishna combined. Che è Radha e Krishna combinati. So, quindi we are devotees of different sanghas. Quindi noi siamo, qui ci sono devoti di differenti sangha. Not important. Non è importante. What is important? Quello che è importante. We are all Chaitanyaitis. Che siamo tutti Chaitanyaiti. Devoti of Lord Chaitanya. Devoti del Signore Chaitanya. We should never forget this. Questa cosa non è da non dimenticare mai. If we think that we are this or that, se noi pensiamo che siamo questo o quello, that's not correct. Questa cosa non è corretta. It's secondary. È secondaria. Main thing is we are devotees of Lord Chaitanya. La cosa principale è che siamo devoti di Chaitanya Mahaprabhu. Srimati Radharani himself. Che è Srimati Radharani stessa. So, quindi Sri Chaitanya Mahaprabhu, he came. Lui, Chaitanya Mahaprabhu, è venuto to taste the love of his own devotee, per assaggiare quello che è l'amore dei suoi propri devoti, assaporare, and to distribute this love to others all over the world, e per distribuire questo amore in tutto il mondo. History has shown, la storia ha mostrato che that's correct. Che questo è corretto, funziona. Millions of people, milioni di persone in India and now all over the world, prima in India e adesso in tutto il mondo, have the possibility to taste this love of Krishna. Hanno la possibilità di gustare questo amore per Krishna. Thanks to mission of Lord Chaitanya. Tutto ciò grazie alla missione del Signore Chaitanya. His associates, disciples, i suoi associati, after associates, disciples. Thank you. And spiritual masters in our line. E tutti i maestri spirituali nella nostra linea. So, what is our line? E quindi qual è la nostra linea? All who love Sri Chaitanya Mahaprabhu and his message. Tutti coloro, la nostra linea è tutti coloro che amano Chaitanya Mahaprabhu e il suo messaggio. Are in our line. Tutti questi sono nella nostra linea. Our line is line of love. La nostra linea, la nostra discendenza, una discendenza d'amore. That's the only important thing. Questa è. That's the only important thing. Questa è l'unica cosa importante, grazie. The other things are set before a secondary. Tutte le altre cose che ci sono di secondaria importanza. When we, quando noi develop, sviluppiamo love to Krishna, l'amore per Krishna, which has different stages, che ha differenti livelli, ultimately we can come to the stage of Raganuga Bhakti. Alla fine noi arriviamo allo stadio al livello della Raganuga Bhakti. Spontaneous Bhakti. Che è una bhakti, un amore spontaneo.
And then? E quindi? Thanks to grace of spiritual master. Per la grazia, alla grazia del maestro spirituale. We can understand. Possiamo capire. There are different kind of relationship. Che ci sono differenti tipi di relazioni. With Krishna. Con Krishna. That a living soul can have. Che una anima vivente può avere. The first law, l'amore. The first law, law. Ah, la più bassa, sorry. Is a love of. Gravitation. È la gravità. La legge, la legge. La legge della gravità. Lui è legge, no, basta. Gravitation. Ah, grazie. Io sono di campagna. La legge della gravità. When we develop pure love for Krishna, quando noi sviluppiamo l'amore puro per Krishna, Krishna will become attracted to us. Ah, Krishna sarà attratto da noi. He starts wondering. E lui comincia a chiedersi. Who is that person? Chi è quella persona? That shows such a love for me. Chi è quella persona che mi mostra tale amore? He will be attracted. E lui sarà attratto. It's called law of gravitation. E questa si chiama legge di gravità. Then, quindi, the second law, la seconda legge, is law of reciprocation. È l'amore della reciprocazione. Krishna will feel, sentirà duty bound, si sentirà in dovere di to reciprocate this love that he gets from his devotee, di reciprocare quell'amore che lui ottiene dal devoto, dal suo devoto. Therefore we have, per questo motivo noi dobbiamo some so called miracles, per questo motivo noi possiamo osservare dei cosiddetti miracoli, or more easily miracles. Oh, miracoli. So quindi some devotees, ci sono alcuni devoti, can get darshan of Krishna. E in questi miracoli appunto alcuni devoti possono avere la visione di Krishna. Then there is a third law. Poi c'è un terza legge. Grazie. Yeah, it's law of subjugation. È la legge della soggiogazione. A submission, if you like. O della sottomissione. Meaning? Che significa? Krishna feels duty bound. Che Krishna si sente in dovere di to act as your servant, di agire come il vostro servitore, come il tuo servitore. He loves to be servant of his devotee. Perché Krishna ama essere il servitore dei suoi devoti. That's the law of bhakti. Dice, questa è la legge della bhakti. Then, quindi, Krishna two different services to his devotee. Quindi Krishna ha due differenti servizi per i suoi devoti. There are a lot of examples of it in Bhagavatam. Ci sono molti esempi di questo nello Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita. And other literatures. E altre letterature sacre. Puranas, Mahabharata. Purana, Mahabharata, eccetera, eccetera. Everywhere. Da tutte le parti. And then we have the fourth law. E ora abbiamo la quarta bhakti, legge. The law of unification. La legge dell'unificazione. Being completely enchanted but by the love of his devotee. Essere completamente incantato Krishna dall'amore dei suoi devoti. Krishna wants to unite with his devotee. Krishna si vuole unirsi con i suoi devoti. So, quindi there are different devotees. Ci sono differenti devoti. That have this kind of relationship with Krishna. Che hanno con Krishna questo tipo di relazione. Many examples can be found. Potete trovare innumerevoli esempi. But però the most
important example is. L'esempio più importante è. All those laws of bhakti. Che tutte le leggi della bhakti. Unite in one person. Uniscono una persona. It's Srimati Radharani. Che è Srimati Radharani. Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahanya. Sri Krishna Chaitanya is Radha and Krishna combined. Quindi Sri Krishna, questa cosa da ricordare, Sri Krishna Chaitanya è Radha e Krishna combinati. So when we meditate, quindi quando facciamo meditazione, quando meditiamo about Radha and Krishna, e meditiamo a proposito di Radha e Krishna and different devotees of the Lord, e meditiamo anche su differenti devoti del Signore, we can do that. Noi dobbiamo fare questo accordingly to that, to those laws of bhakti. Lo dobbiamo fare in accordo alle leggi appena enunciate della bhakti. It's one possibility of meditation. Dice, questa è la possibilità per meditare. That's all I wanted to say. Now Sri Prasad Maharaj will explain all. E Maharaj vuol dire che da adesso darà Shri Prasad Maharaj darà ulteriori spiegazioni. Jaya Prabhupada, Jaya Shri Krishna.